Ho l'onore di essere con Giampaolo Loddo. Buonasera. Buonasera, ottima compagnia anche da parte mia. Grazie. Personaggio poliedrico con 60 anni di carriera. Io faccio prima a chiederle cosa non ha fatto nella vita. Ma questa è una risposta che do a tutti ed è sempre la stessa. In campo spettacolo l'unica cosa che non ho avuto l'opportunità di fare è il ballerino da teatro, intendo dire. Ha iniziato la sua carriera come chitarrista? Sì, come chitarrista nell'epoca delle serenate. Io ho iniziato nei piccoli complessi con due mandoline, due chitarre, magari anche con una fisarmonica, quando si facevano le serenate, che era una cosa bellissima e anche romantica. Ha iniziato a collaborare con la Rai quando sono nata io, nel 69 addirittura. Esattamente, nel luglio del 69, anzi ricordo anche la prima trasmissione. La prima trasmissione era il titolo Le canzoni del momento o qualcosa del genere. Poi nel 76 sono nate le emittenti private? Sì, inizialmente in una delle prime radio private. Si chiamava Rama Sound, che ora non è più a Cagliari ma è stata traslocata in quel di Arbatax, e facevo questa trasmissione dal titolo Finalmente l'orchestra, dove io facevo un commento dal punto di vista tecnico-musicale all'esecuzione. E nel frattempo sono stato assorbito da Radiolina e credo di essere il primo ad aver portato in televisioni private le prime trasmissioni di intrattenimento, con una trasmissione che è rimasta famosa anche nel ricordo del pubblico, che si chiamava Il Calderone, che aveva avuto un successo enorme. Parliamo anche della sua carriera d'attore. Dunque, la carriera di attore, tra virgolette, intendiamoci, è nata intorno al 1979-80. Mentre facevamo questa trasmissione alla RAI dal titolo Studio Zero, e avevano scoperto in me qualcosa di cabarettistico e facevo i primi sketch, avevo tirato fuori il personaggio cagliaritano, ma non il solito personaggio cagliaritano che tende a marcare la parlata cagliaritana, per esempio Mago Mezzarindanda. No, io ho fatto il cagliaritano al contrario, cioè del cagliaritano che vuole mascherare il fatto di essere cagliaritano, invece crea dei cataclismi. In quel periodo un musicista, ma oltretutto appassionato di cinema, l'ingegner sai che adesso c'è un piccolo vuoto di memoria. L'ingegnere Di Palma, Lello Di Palma, si è messo in testa di fare un film e aveva girato questo film, e tra gli attori che erano tutti locali c'era anche il sottoscritto. Questo film era intitolato Caccia Grossa. Perché mi aveva trascinato in cinema? Perché mi aveva visto nelle prime trasmissioni televisive a Videolina e forse gli serviva la giusta faccia mia per fare quel personaggio che era un capraro, che indicava i cacciatori. Insomma, era un film ambientato sulla caccia. E dopo questo sono venuti altri film e poi ho continuato con la televisione e per approdare poi anche alle fiction, come si pronuncia in inglese? Fiction. Le fiction televisive. Parliamo un pochino anche della sua città, Cagliari, e le chiedo, Cagliari di una volta e Cagliari di oggi, quali sono le differenze? C'è una differenza fondamentale, secondo me, che a Cagliari non abitano più i cagliaritani. Per esempio, io sono convinto che è giunta l'ora di dare un altro nome agli abitanti di Cagliari, perché i cagliaritani puri, quelli autentici, tu li trovi a Capoterra, a Sinnai, a Selargius, a Quarto, ad Assemini, Elma, insomma nel circondario. Ma Cagliari è abitata da tutto il resto della Sardegna tranne che dai cagliaritani. Tant'è vero, per esempio, io sono nato e vissuto in Santa Vendrace, ma in Santa Vendrace ci sono soltanto due o tre originari di Santa Vendrace, cioè di Prus. Se avesse dovuto scegliere il posto dove nascere e dove abitare, avrebbe scelto la Sardegna? Sempre Santa Vendrace, sì. Santa Vendrace com'era, naturalmente adesso è molto più bello, molto più elegante, ma sicuramente molto meno poetico, sì. Grazie. Grazie a voi.
la linea al TG Turno.